Buongiorno o buonasera, non so in quale momento della giornata ascolterete questo mio breve contributo. Mi rincresce sinceramente di non poter essere con voi di persona. Diciamo che questo mezzo virtuale mi permette almeno in piccola misura partecipare a un momento di ricordo e di riflessione e di memoria di una persona, di un essere umano e di un, diciamo, militante della giustizia, della pace. E le due parole non possono essere disgiunte. Com'è stato Vittorio Arrigoni? L'invito, il monito che Vittorio Arrigoni ha lanciato e lasciato a tutti noi, restiamo umani, rimarrà una fra le memorie più incisive di questo inizio di nuovo millennio, inizio di secolo, una delle frasi più insieme semplici e profonde che ci chiama a una responsabilità irrinunciabile per gli esseri umani che credono che sostenere la giustizia, stare dalla parte degli oppressi, dei vessati, sia il senso stesso della vita umana. Vittorio Arrigoni aveva scelto un campo estremamente difficile per farci ascoltare. Per chi si occupa delle tragiche vicende del popolo palestinese, sembra che questa questione sia così evidente e lancinante che non si possa non partecipare al sostegno di questo popolo, dei suoi bimbi, delle sue donne, dei suoi vecchi in particolare, ma di tutta la sua gente. Eppure non è così. E questa è la riflessione che in questo giorno di ricordo di Vittorio Arrigoni voglio fare, perché il suo monito è stato per me importantissimo quando scrissi il mio articolo Uno di noi. Quell'uno di noi per me aveva un valore speciale perché così come il popolo palestinese è oggi uno dei popoli più soli al mondo, la latitanza della comunità internazionale, ma non solo della comunità internazionale, quella è veramente sconcia, vergognosa di tutta la comunità internazionale, paesi arabi compresi che al di là delle parole fanno poco o niente, i loro governi o i loro regimi, anche adesso che c'è stata la primavera araba. Poco o niente si fa per chiamare l'attenzione e quindi un'azione coordinata, complessa e forte che possa un giorno portare a vedere la stagione in cui i diritti di questo popolo vengano riconosciuti. Ecco, uno di noi perché siamo molto soli. Chiunque parli, dica, denunci il processo di colonizzazione avviato dai governi israeliani, gli abusi, gli arbitri, le violenze, le morti, gli incarceramenti, la violazione sistematica, sistematica come uno stillicidio quotidiano delle regole del diritto internazionale che qui viene veramente fatto a pezzi, si dimostra che è, come dicevano i tedeschi all'epoca della prima guerra mondiale, chiffon de papier, c'è la violazione perdurante nel silenzio assordante di tutta la comunità mondiale di due risoluzioni dell'ONU, ma al di là di questo, sotto il pretesto della sicurezza, si commettono arbitri, abusi, violenze, ingiustizie che con la sicurezza non hanno nulla a che vedere. E la comunità internazionale
tace, ma non solo la comunità internazionale, lo dicevo, ma anche spesso partiti, personalità della sinistra che su altri temi intervengono diretti, chiari, franchi. Quando si parla del popolo palestinese, tutti cominciano a nicchiare. C'è una sorta di complesso di colpa omertoso per cui si estende alle azioni dei governi israeliani e dell'autorità militare israeliana contro il popolo palestinese, una sorta di giustificazione omertosa riguardo a quello che gli ebrei hanno subito prima, che con questa cosa non c'entrano niente, assolutamente niente, anzi. Allora l'invito di Vittorio Arrigoni, restiamo umani, è un monito fortissimo che noi dobbiamo perpetuare in noi stessi, in tutti coloro che incontriamo, perché questa omertà venga spezzata. Oggi poco si può fare per il popolo palestinese, perché questa cortina culturale di propaganda omertosa impedisce che l'ingiustizia che il popolo palestinese subisca venga agli occhi dei più. Siamo solo una minoranza a rivendicare l'attenzione e l'azione perché questa ingiustizia cessi. Sono pochi, pochissimi, appunto per questa cortina omertosa. E quel restiamo umani è uno strumento poderoso per richiamare l'attenzione dei pigri, di coloro che per opportunismo, per viltà, per comodo vivere, perché tengo famiglia, tacciono vergognosamente, ignobilmente e non agiscono. Le condizioni di ingiustizia, di dolore, di violenza che subisce il popolo palestinese devono uscire da questo ristretto gruppo di persone che non cedono né ai ricatti né alle minacce né agli insulti e continuano a denunciare e a cercare di agire perché questa situazione cessi. Allora, Vittorio Arrigoni è un faro per quello che ha fatto, per quello che è stato, per quello che ha detto. È un faro per noi. Illumina il senso stesso di questa battaglia di riconoscimento di dignità, di diritti, soprattutto di diritto a una vera vita, a non vivere in prigione, perché questo popolo è metà in prigione, mi riferisco a quelli della Cisgiordania, è metà in una gabbia a cielo aperto, circondato da un assedio immorale, indegno, che rende un calvario la vita della popolazione civile e soprattutto dei più fragili. Allora, questo restiamo umani oggi, ma domani e dopodomani, finché questo valore dell'umanità in cui pace e giustizia sociale e solidarietà non vadano mai più disgiunti, perché fa impressione vedere i soloni dei paesi occidentali fare lezioni sui diritti umani, magari andando dai leader cinesi, magari e giustamente condannando violazioni brutali dei diritti umani, come accade magari oggi in Siria o in altri posti, ma tacere su questa vergogna che accade nelle terre palestinesi, su questo abuso. Come si può avere credibilità a partire dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha fatto grandi discorsi quando è stato insediato la prima volta, che avrebbe fatto fare la pace e non è riuscito a fermare neanche la costruzione di un cesso illegale in Cisgiordania, per dire, un'azione inesistente, il massimo che fanno questi soloni della diplomazia internazionale è fare quei vergognosi incontri, finte trattative come quelle di Rafah, che sono solo dei cocktail party per diplomatici, mentre la popolazione palestinese perdura nelle condizioni
durissime, spietate in cui è costretta a versare da un'occupazione e una colonizzazione che non hanno altre giustificazioni che non si chiamino abuso di potere e violenza del più forte sul più debole. Io terrò nel cuore e nella memoria le parole di Vittorio, che ho un grande rammarico di non avere potuto conoscere, ma le persone che si sono alzate così in alto, persone che, non, che sono alzate in alto solo in virtù del proprio coraggio, della propria dignità e del proprio rifiuto di cedere al conformismo, all'ipocrisia. Queste persone in realtà non muoiono mai, rimangono con noi, sono vive con noi e lo sono in questo momento in cui noi siamo chiamati a impegnarci con tutte le nostre forze per contrastare e per fare cessare le ingiustizie, ma lo saranno ancora di più quando le ingiustizie cesseranno, perché la loro voce, il loro magistero, il loro sguardo sarà lì con noi a dirci: adesso possiamo finalmente darci riposo perché abbiamo compiuto il nostro dovere di essere umani. Grazie per avermi ascoltato.